Passerei la parola al dottor Alborali, che in realtà stamattina non è stato presentato, seppure sicuramente lo conoscerete tutti. Il dottor Alborali è il dirigente responsabile dell'assegnazione diagnostica di Brescia e che in realtà è il nostro braccio destro, è il braccio destro del Ministero per la creazione e l'implementazione del sistema Classifarm insieme al suo staff, che ancora ringrazio per aver potuto realizzare questo evento. Prego, Loris, grazie ancora e buon lavoro. Buongiorno a tutti e grazie Loredana. La parte che adesso vi farò vedere riguarda semplicemente quello che è il classifier, dando per scontato tutto il percorso che è stato fatto e cercando di soffermarmi su quali sono gli sviluppi che ci sono ora e quali sono gli sviluppi sia dal punto di vista tecnico che informatico che sono la base del sistema, lasciando poi la parte operativa direttamente a Antonio Maisano e alla parte, seconda parte mia riguardante i cruscotti del farmaco. Classifarm, sappiamo tutti che è il sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio. Sappiamo tutti che è stato istituzionalizzato con il decreto di recepimento col 136 e che ha alla base un metodo di lavoro che è quello di arrivare attraverso il monitoraggio dei dati presenti nelle banche dati e nei dati rilevati dal medico veterinario, l'elaborazione del dato e la categorizzazione dell'allevamento e successivamente al miglioramento degli allevamenti che risultano più a rischio in base alle tematiche che sono incluse nella categorizzazione del rischio, che sono il consumo di antibiotici, il livello di antibiotico resistenza delle aziende, la gestione aziendale, il benessere animale, la biosicurezza e il monitoraggio sanitario e di benessere al macello. Il punto della situazione delle diverse tematiche in Classifarm è chiaramente diverso a seconda dell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni. Per esempio, la parte che riguarda il macello e che vi farò vedere poi è la parte che è stata sviluppata in partenza secondo un sistema Classifarm 1.0 e che oggi viene riportato a livello di Classifarm 2.0 con il livello del benessere, biosicurezza e del consumo di farmaco. Quindi dovete tenere presente che il sistema è diventato un sistema sempre più complesso negli anni, che è partito con delle cose abbastanza semplici, con una parte che avevamo portato avanti noi, una parte che aveva portato avanti Luigi sulla parte del benessere, che poi sapete che nel giro degli ultimi 2 anni è praticamente esploso dal punto di vista delle funzionalità e delle esigenze, perché è partito come uno strumento puramente del Ministero della Salute, che ha notevoli potenzialità, ma che richiede, proprio per la complessità e per l'evoluzione, richiede un tempo e una pazienza che dobbiamo avere noi, perché siamo abituati ad avere delle reazioni molto più rapide per il nostro lavoro che facciamo, e che dovete avere voi, cercando però di capire, di tenere presente che l'obiettivo del sistema è quello di darvi una mano, cioè è quello di dare un supporto forte e semplificare le vostre attività in campo per i controlli ufficiali. Quali sono le parti diciamo positive del sistema? A cosa ha portato il sistema in questi 3 anni di applicazione completa? Il primo è che è la prima volta che abbiamo un sistema nazionale. Prima avevamo checklist diverse, oggi abbiamo checklist uniche. E oggi abbiamo un consumo di farmaco espresso in un'unità di misura che è quella riconosciuta a livelli internazionali, che rendono possibile il confronto dei consumi degli allevamenti a livello nazionale con un parametro univoco. Tenete presente che fino al 2019, fino al 2020, diciamo,
non sapevamo quanto antibiotico un allevamento consumava, cioè non avevamo idea di quello che veniva consumato in termini, non in termini qualitativi, sì, ma in termini quantitativi non avevamo un'idea di quant'era l'antibiotico consumato in un allevamento. Oggi diciamo che in 3 anni un'idea di quello che viene consumato dal punto di vista quantitativo, mettendo in confronto tra allevamenti che consumano tanto o poco antibiotico e che tipologia di antibiotico consumano diviso tra totali e critici, è un qualche cosa che abbiamo disponibile e che possiamo utilizzare. Questo è grazie essenzialmente a due cose: la ricetta elettronica veterinaria. Perché senza la ricetta elettronica veterinaria non staremmo qui a parlare di consumi di antimicrobici. Grazie al collegamento con la banca dati nazionale, che è fondamentale per il calcolo dell'IDDD, e grazie all'evoluzione di Classifarm, che ha permesso di cominciare a ragionare e a puntare il dito verso quegli allevamenti che consumano di più come antimicrobici totali o che consumano più antibiotici critici. E questo è quello che diciamo come punti di forza che sono stati realizzati in questi anni costituiscono le parti e le strategie che Classifarm ha permesso di mettere le basi da cui si sta partendo per migliorare il sistema. L'altro grosso aspetto è quello della programmazione delle attività, della vostra programmazione delle attività ufficiali, seguendo proprio tutto quello che viene raccolto dal sistema e che consente di categorizzare le aziende in base al rischio, facendo sì che i vari aspetti e le varie tematiche che sono presenti nelle banche dati nazionali, raccolte dai veterinari d'allevamento e raccolti da voi nelle checklist ufficiali, consentono di mettere il tutto in un unico contenitore che permette di creare un ranking. In questo caso un ranking per il rischio farmaco e antibiotico resistenza, ma la stessa cosa per il rischio benessere, per il rischio biosicurezza. Questo unico contenitore è un contenitore che va a prendere i dati dalla ricetta elettronica e dalla banca dati nazionale che consentono di realizzare il calcolo delle DDD per allevamento in termini di evoluzione. Va a prendere i dati delle checklist di farmacosorveglianza che voi avete inserito negli anni e va a prendere degli altri dati che sono i dati, i fattori di rischio che poi il dottor Maisano vi farà vedere, consentendo di creare un ranking di aziende a rischio che inizialmente era stato creato a livello nazionale, ma che poi su richiesta proprio vostro, delle regioni e del territorio, è stato shiftato a livello locale in modo da creare la possibilità di avere un qualcosa di più, una categorizzazione del rischio più collegata con il territorio, ma con un metodo nazionale, che era quello che sta alla base del fatto che non possiamo scostarci dal fatto che il tutto deve avere un minimo comune multiplo, che è quello del livello nazionale. Questa fase di programmazione è tutt'altro che finita, perché come faceva vedere Loredana prima, è cominciata per il benessere 2021, perché in quel momento la programmazione per il rischio taglio coda era quello prioritario, ma poi dal 2020, poi 2021-2022 è andato avanti per tutto il piano nazionale benessere, in particolare per la parte dei bovini, e per quanto riguarda anche il farmaco. Dire che siamo al termine di questo percorso è una cosa non vera. Siamo nella fase in cui stiamo mettendo a frutto tutto ciò che abbiamo rilevato nell'anno 2022 per cercare di
migliorare il sistema. È sicuramente una fase di rodaggio ed è per quello che ci vuole pazienza, io per primo, di cui io sono poco dotato di questa caratteristica, però ragazzi bisogna che teniamo presente che la cosa importante è l'obiettivo, perché l'obiettivo è quello di avere tra qualche anno un sistema armonizzato, quindi armonizzato a livello nazionale, semplificato il più possibile, ma che permetta a voi di operare con un sistema di programmazione che vi viene fornito dal sistema e che sia il più vicino possibile alle vostre esigenze, tenendo presente che però ci sono alcuni paletti, alcuni aspetti dai quali non possiamo derogare. Ci sono alcune situazioni che bisogna prenderne visione perché dovete sapere che tutti questi aspetti devono essere aspetti che ogni regione può proporre, ma che devono avere una visione nazionale, che spesso rende più complicata, per le difformità che conosciamo, rende più complicata la realizzazione. Ma l'obiettivo è quello di far sì che nei prossimi anni voi abbiate un sistema che vi dia l'opportunità di trovarvi le aziende, di trovarvi dentro le aziende da controllare in un certo modo, di lasciarvi nello stesso tempo la libertà di azione sulle aziende che voi conoscete e che non fanno parte del rischio, il percorso che stiamo facendo. E questo percorso si sta facendo per il farmaco e si sta facendo per il benessere e per il 2023 inizierà anche, come sapete, per la parte che riguarda la biosicurezza. Quali sono diciamo gli sviluppi che sono in corso? Voi sapete che nel 2022 il sistema del Ministero della Salute è stato messo a disposizione dello stesso Ministero, al Ministero dell'Agricoltura, per due aspetti, la PAC 2023-2027 e per il sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Questo non vi nascondiamo che questa new entry ci ha un po' scombussolato tutti i programmi, perché noi quello che vi dicevamo prima sulla parte di programmazione, la parte del farmaco, la parte del benessere, l'aggiunta delle specie, mi viene in mente da Guido Luigi, l'aggiunta di tutte le checklist per le altre specie, noi eravamo incanalati in una programmazione ben precisa. Questo aspetto ci ha un po' scombussolato tutti i programmi, però considerato che il Ministero della Salute ha ritenuto importante dare e mettere a disposizione il sistema, sempre gestito dal Ministero della Salute, abbiamo dovuto inserire un numero di interventi che vadano nell'ottica della PAC, del sistema che permette la valutazione della PAC e del sistema che permette la valutazione del sistema di qualità nazionale del benessere. Un aspetto importante è che tutti noi, anche voi sul territorio sicuramente, e noi come unità centrale, come Ministero della Salute e come istituto, siamo stati subissati da domande sul discorso PAC. Cosa si fa, ma com'è tutto il discorso? Cioè, una serie di cose che ci sono piovute negli ultimi mesi del 2022 e che continuano a pioverci quotidianamente attraverso l'assistenza, attraverso le chiamate personali, attraverso tutto quello che. A mio avviso dobbiamo distinguere bene le cose e io vi dico quello che penso io. Che dobbiamo tener presente che noi abbiamo un compito che è ben preciso, cioè il fatto che oggi la PAC consenta di premiare gli allevamenti che riducono il farmaco, che migliorano il benessere, è un qualche cosa che come strategia va a favore del sistema Ministero della Salute, cioè va a favore e dovrebbe velocizzare il raggiungimento di obiettivi che senza dei soldi che girano sarebbero stati più lenti e più da spingere di più, meno facili da ottenere. Io parto da questo punto di vista. Ci sono, per raggiungere quell'obiettivo, però, che a noi va benissimo,
ci sono tantissime cose che non riguardano l'attività nostra, cioè che non riguardano l'attività del Ministero della Salute, del nostro lavoro, ma è compito più del Ministero dell'Agricoltura. Quindi la prima cosa è distinguere quali sono le tematiche in cui noi dobbiamo entrare e lasciare invece al Ministero dell'Agricoltura gli aspetti più specifici alla PAC. Tantissime sono le domande che riguardano gli aspetti specifici alla PAC e sono le domande alle quali noi non rispondiamo. Diciamo di rivolgersi al Ministero dell'Agricoltura, mentre cerchiamo di farlo. No, però ultimamente riusciamo a farcela abbastanza bene. Quindi, nonostante che veniamo sempre tirati per i capelli per andare a dire anche quali sono gli aspetti che riguardano la PAC. Mentre invece ci sono alcuni aspetti che sono di nostra competenza, che sono gli aspetti tecnici che sono alla base del raggiungimento degli obiettivi per il premio PAC, che riguardano per l'ecoschema 1, livello 1, la riduzione del farmaco, del consumo di antibiotici, e per l'ecoschema 2, il miglioramento del benessere con particolare riferimento al farmaco. Siccome su questi due aspetti e sullo SRA girano tantissimi soldi, è chiaro che noi sull'aspetto che riguarda la PAC in sé, il riferimento al Ministero dell'Agricoltura, ma noi dobbiamo spiegare agli allevatori alcuni aspetti che sono poi quelli che tecnicamente, fatta la tara di tutti quelli che sono gli aspetti amministrativi per la PAC, cosa devo fare, come devo fare la domanda, cosa comporta, ma io non ce la faccio, ci sono aspetti che noi dobbiamo assolutamente affrontare e spiegare agli operatori cosa tratta. Per esempio, che cosa sono le DDD? Per esempio, cosa vuol dire, come fa a capire un allevatore che sta riducendo il farmaco e come fa a valutare se sta facendo il percorso corretto per la riduzione del farmaco. Poi ci sono degli aspetti che riguardano l'adesione a Classy Pharma e l'accesso a Classy Pharma, che sono delle parti più, diciamo così, più amministrative e burocratiche, che però io vi devo assolutamente dire, perché questa è l'occasione giusta perché voi capiate quello che noi stiamo dicendo quando ci chiedono queste cose, e per me questa è l'occasione buona. DDD lo vediamo dopo, non ve lo sto, DDD e mediano lo vediamo dopo, perché lo vediamo quando vi farò vedere cos'è la DDD, come si calcola la DDD e come applicarla in un allevamento alla mediana, che è esattamente quello che va detto all'allevatore. L'aspetto invece che riguarda le adesioni è un po' più complicato, ma basta saperlo, ok? Perché è quello che tantissimi allevatori vi avranno chiesto: ma io come faccio ad aderire? Cosa devo fare? Come faccio ad avere l'accesso? Io devo avere accesso entro il 31 dicembre. C'era stato il momento in cui sembrava che il 31 dicembre fosse la data fatidica per poter accedere al percorso, cosa che non è vera, che, come è stato ribadito anche nell'ultimo incontro del Ministero dell'Agricoltura, non è certo questo, ma è il momento in cui l'azienda farà la richiesta e dimostrerà di aver ridotto il farmaco. Quello è il momento in cui deve portare risultati. Fra i risultati c'è anche l'adesione a Classy Pharma. Cosa vuol dire adesione e cosa vuol dire accesso? L'adesione a Classy Pharma ce l'hanno in automatico tutti gli allevamenti che sono in BDN. Quindi il problema dell'adesione non si pone per nessuno, perché in automatico il sistema a tutti quelli che sono in BDN dà la possibilità di aderire. Diverso è l'accesso. L'accesso è un qualcosa che uno chiede attivamente, cioè l'operatore, l'allevatore, che sono i titolari dell'azienda, devono chiedere questo accesso. Per chiedere a questo accesso oggi c'è una richiesta che lo trovate sul sito e che potete dire all'allevatore di andare sul sito e compilare la richiesta di accesso, e la richiesta di accesso viene data regolarmente. Tenete presente che siamo passati, ora non vi ho portato i numeri esatti che ha raccolto tra l'altro Luigi la settimana scorsa, siamo passati da decine, centinaia,
verso dicembre a migliaia, perché chiaramente le adesioni sono aumentate tanti, le richieste di accesso sono aumentate tantissimo e non sono quelle che diamo, perché il più possibile è un qualche cosa che già l'allevatore avrebbe dovuto avere, perché per vedere i propri dati doveva chiedere semplicemente l'accesso. Adesso questa spinta è arrivata attraverso la PAC, va bene, importante è l'obiettivo. Quindi adesso tenete presente che le richieste di accesso sono tantissime, sono centinaia al giorno, che con i ragazzi che sono qua davanti si cerca di tenere al passo, per cercare di dare opportunità a tutti gli allevatori di accedere. L'altro aspetto è quello delle deleghe, che è cugino degli accessi. Cosa vuol dire la delega? La delega è uno strumento che il Ministero della Salute ha voluto dare, e che trovate anche questo sul sito, per far sì che ogni allevatore, ogni proprietario possa delegare chi vuole lui a vedere i propri dati. Solo vedere. Vale anche per l'accesso, solo vedere, ma per la delega è un qualche cosa che permette all'allevatore di delegare chi vuole lui. Fra quelli che può delegare un veterinario, può delegare un tecnico, può delegare l'associazione, può delegare il consorzio, può delegare chi vuole lui, perché il proprietario dei dati presenti in Classifarm è l'allevatore. Ed è per questo che il Ministero della Salute, attraverso un percorso di privacy e di sistema di deleghe armonizzato con quello che aveva già fatto per altre situazioni, ha permesso di dare queste deleghe. E anche questo è un percorso che oggi, insieme agli accessi, è aumentato tantissimo, perché fa parte di quelle attività che l'allevatore le vede come un supporto per il proprio operato. Quindi, accesso, basta la richiesta è presente in Classifarm, deleghe, la richiesta è presente in Classifarm, e devono rispettare, che adesso non vi sto dicendo dal punto di vista amministrativo tutta la parte che devono rispettare, ma c'è scritto e viene riportato. Se voi andate, c'è proprio una sessione operatori e deleghe che spiegano questi due aspetti. Ultima cosa, sviluppi dal punto di vista del sistema. Velocemente, perché poi ve le faccio, li faccio vedere poi successivamente. Per ogni sviluppo vi abbiamo messo la parte che riguarda la parte tecnica nostra, parte tecnica veterinaria, e la parte informatica. Vi dico subito che la parte informatica, nelle chat specificate bene, perché ci sarà il dottor Bontempi che vi risponde, perché è l'unico che riesce a spiegarvi cosa c'è nello sviluppo futuro informatico del sistema. Parliamo invece di aspetti tecnici. Il primo miglioramento è il fascicolo aziendale. Fascicolo aziendale, che non è altro che un cruscotto specifico che il Ministero della Salute ha voluto per rappresentare un unico cruscotto che contenga tutti gli indicatori complessivi che consentono di valutare la situazione di un allevamento di un gruppo. Poi vi faccio vedere l'esempio. E lo sviluppo informatico che riguarda il fascicolo aziendale riguarda l'applicazione di algoritmi di machine learning per il controllo della qualità del dato, il sistema per controllare meglio la qualità del dato presente nel sistema e nelle banche dati. Seconda parte di sviluppo riguarda le DDD. Anche qui un percorso condiviso con il Ministero, che fa sì che ha voluto il Ministero, e che tra l'altro già discusso anche con il gruppo, che fa sì che si passi da un calcolo semestrale delle DDD a un calcolo trimestrale delle DDD, con un consolidamento annuale alla fine dell'anno. Infatti oggi voi vi troverete a marzo il report 2022 complessivo del 2022, okay? Mentre invece da
aprile, da fine, sì, fine aprile, primi di maggio, vi troverete il report del primo trimestre 2023. L'altro aspetto riguarda la divisione delle DDD. Oggi voi, se vedete, avete DDD, le mediane per suini, per bovini, per tacchini, per polli e per broiler. Dal 2023 ci sarà la suddivisione delle DD e della loro mediana per bovini da latte, bovini da carne e misti, che sono proprio in fase di pubblicazione. L'altro aspetto riguarda il discorso delle categorie. Voi sapete che tutto questo è espresso oggi in DDD biomassa, e poi vi farò vedere cosa vuol dire. Espresso in DDD biomassa per il fatto che era impossibile poter collegare le DDD alle categorie di animali, che è esattamente il percorso che oggi serve per la stewardship. Questo però non è ancora possibile. Abbiamo il secondo semestre del 2022 che stiamo utilizzando come rodaggio per cercare di capire quanto si riesce, però il 2023 sarà ancora espresso in DDD biomassa. Qual è la parte informatica che sta alla base dell'evoluzione del consumo di farmaco, del calcolo del consumo di farmaco delle DD? L'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale per aiutare gli allevatori e i veterinari nella parte di somministrazione degli antibiotici, cioè dare una sorta di facilitazione nell'utilizzo degli antimicrobici, sulla base dei dati, dell'elaborazione dei dati presenti nella banca dati. Per quanto riguarda velocemente benessere e biosicurezza, verrà rilasciati i nuovi cruscotti sulla base dei suggerimenti ricevuti, e per quanto riguarda la parte dell'informatica, il percorso sarà quello di cercare di andare oltre le checklist, di integrare tutti gli aspetti con le banche dati dei diversi allevamenti, delle diverse realtà, per acquisire dei dati a scadenza periodica che servono come indicatori per il monitoraggio di biosicurezza e benessere. Vado veloce perché è qualcosa che non, di, non era solo per darvi il flash di quello su cui sta lavorando il sistema informatico. La parte del macello è l'attivazione dei cruscotti, come vi dicevo, di Classifarm 2.0 e non più di 1.0, come parte integrante dei cruscotti della stewardship, che vuol dire che poi vi farò vedere la parte stewardship, la possibilità di dare, soprattutto nell'allevamento, inizialmente nell'allevamento suino, la valutazione degli score benessere, degli score sanità, all'interno del pacchetto a disposizione per l'allevamento. E per la parte informatica, quello di integrare con i sistemi di rilevazione automatica delle lesioni, sistemi che permettono di rilevare, per esempio, la parte che riguarda lo score coda in maniera automatica, per acquisire in tempi brevi, direttamente dal macello e mediante un sistema artificiale, un sistema, come si dice, automatizzato, la parte che riguarda gli score del macello. Allora, velocemente vi faccio vedere un po' il concetto è quello che c'è alla base del fascicolo aziendale, che è il primo di quegli aspetti, che, di quei quattro aspetti che vi abbiamo, che riguardano gli sviluppi futuri. Il fascicolo aziendale, o fascicolo di stewardship del farmaco, ha come obiettivo quello di rappresentare una fotografia dinamica dell'azienda, e tale da permettere un confronto dinamico tra le diverse aziende, ossia far sì che diventi uno strumento per l'allevatore e per il veterinario pratico, semplice e da usare velocemente, per avere un'immagine immediata di quella che è la situazione aggiornata del proprio allevamento. Questo è l'esempio di cruscotto che è in fase di sviluppo,
che permette di vedere da una parte, sulla parte sinistra, la parte che riguarda i dati presenti in banca dati, i dati anagrafici e i dati produttivi presenti nella banca dati. Dall'altra parte riassume tutto quello che c'è nel sistema Classifarm, lo riassume con un grafico, ossia il benessere è riassunto con questo grafico e dà un'idea di qual è l'azienda, colonna blu, qual è il punteggio di questa azienda per il benessere rispetto alla mediana del benessere di questa tipologia di azienda. In questo modo cosa si ha? Si ha un'idea immediata a che punto è rispetto al rischio questa azienda. E qui a destra troverete infatti un bollino verde, giallo, rosso a seconda del livello di rischio per il benessere autocontrollo e per il benessere controllo ufficiale dell'azienda. Questa è un'azienda è un'azienda che ha un punteggio, uno score benessere che è superiore alla mediana e pertanto ha un bollino verde. Così, con lo stesso principio, riportato per la biosicurezza, per la farmacosorveglianza e l'antibiotico resistenza, per il macello, la parte che vi dicevo prima che è in fase di sviluppo, per il consumo del farmaco, per le DDD totali e per la valutazione dell'antibiotico sensibilità dei ceppi isolati in questo allevamento. Ossia, cosa vuol dire? Vuol dire che questo cruscotto andrà a prendere i ceppi che sono stati esaminati presso gli istituti in una prima fase per valutare l'antibiotico sensibilità di quell'allevamento e li metterà a disposizione del veterinario e dell'allevatore in modo che quando entra a vedere quanto sta consumando veda anche com'è l'andamento dell'antibiotico sensibilità dei ceppi che porta in istituto. L'altro aspetto riguarda l'epidemiosorveglianza, l'epidemiosorveglianza intesa come epidemiosorveglianza rispetto alle patologie d'allevamento che è previsto proprio anche dal decreto con l'elenco di tutti quegli aspetti che riguardano specifici per ogni allevamento e la parte che riguarda i patogeni che dà un'idea di come sono messi questi allevamenti per i patogeni, prendendo sempre come riferimento i dati che sono presenti presso il database dell'istituto e che poi possono essere trasferiti e utilizzati anche da voi per valutare l'andamento delle principali patologie all'interno di questo allevamento. Quindi lo scopo è darvi un'immagine diretta di tutto quello che c'è nei sistemi che ci sono a disposizione, di quello che è l'allevamento, sia per la parte storica, da quando comincerà, sia per la parte evolutiva. Obiettivo è facilitare l'allevatore, facilitare il veterinario d'azienda, facilitare voi nel capire com'è la situazione di quell'allevamento e dove sta andando l'allevamento. Questo perché? Perché, per esempio, avere un'idea di com'è la condizione, il consumo di DD, come già sapete, perché quello è già abbastanza comune, avere un'idea di se sei più alto rispetto alla media, infatti questo è un allevamento che è a rischio e per il consumo di farmaco, l'obiettivo di questo allevamento è quello di andare a ridurre il consumo del farmaco. Attraverso cosa? Attraverso l'utilizzo di vaccinazioni, andando a guardare quello che la diagnostica di quell'allevamento ha permesso di constatare, la presenza, per esempio, di ceppi che possono essere oggetti di vaccini piuttosto che di trattamenti. La stessa cosa è favorire l'utilizzo, una volta che si è capito che non si può utilizzare il vaccino, utilizzare degli antibiotici secondo l'uso prudente che voi conoscete, che è dettato sia dall'esito della checklist di certificazione della checklist di farmacosorveglianza, sia operativamente proprio andando a scegliere gli antimicrobici che sono più consoni perché sono sensibili ai ceppi presenti nell'azienda attraverso i dati degli istituti che voi vi vedete nel sistema. E quindi nel caso del benessere andando a migliorare il benessere, a migliorare la biosicurezza. Il feedback ultimo è quello del macello che è utilizzato come un sistema per dare un feedback di come deve essere, dove sta andando l'allevamento in termini di benessere e in termini di scorsanità, proprio per l'utilizzo dei
per favorire l'utilizzo dei vaccini e ridurre l'utilizzo di farmaci. Ecco, questo aspetto è un obiettivo molto, come si dice, è un obiettivo grosso ma importante ed è la base fondamentale della stewardship del farmaco. Per fare questo, io vi ho messo tutti gli istituti che hanno partecipato, perché in realtà questo è un lavoro che è in Fieri, che stiamo man mano costruendo e che ha visto in particolare per quanto riguarda l'antibiotico sensibilità, la collaborazione con l'Istituto Profilattico di Padova, col passaggio MIC che voi sapete che è stato fatto e che anche per l'armonizzazione dell'utilizzo delle MIC, prima con l'Istituto Profilattico di Padova e poi con gli altri istituti, seguendo le linee guida, i protocolli dettati dal centro di referenza dell'antibiotico resistenza, per esempio per le molecole prototipo, con il quale c'è in corso un'ulteriore fase di armonizzazione per quanto riguarda le MIC, perché il passaggio è oggi ci sono nel sistema diversi istituti che riversano il dato, okay, e che hanno indietro il dato da Classifarm, che sono gli istituti che voi vedete riportati dall'Istituto di Padova, l'Istituto di Torino, l'Istituto di Perugia, l'Istituto di Roma per la parte del centro referenza, l'Istituto della Sardegna, l'Istituto di Perugia, ve l'ho detto, la Puglia, ed è in corso anche la parte della Sicilia, della Campania e della Sicilia. Quindi sono praticamente in corso tutte queste attività di connessione, che sono più che altro connessioni informatiche che che il dottor Montembi sta portando avanti, perché rappresenta un unico sistema. Rispetto del sistema che viene usato in ogni istituto, rispetto del sistema che viene usato in ogni macello, ma con la possibilità di trasferire quel dato in un unico cruscotto che vi riassuma quello che c'è per l'allevatore. Questo è lo spirito del cruscotto di stewardship. Io mi fermerei qui e lascio la parola al dottor Possenti. Va bene, come avete capito, il dottor Alborali potrebbe gestire il webinar da solo, potrebbe parlare ore, però è giusto che c'è stata questa presentazione di tutto il divenire di Classifar.